Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei rispondere a un tag che ho visto sul canale La Cucina di Carmen. È un canale che io seguo, che mi piace, e questo tag mi è sembrato veramente molto carino e soprattutto l'ho sentito vicinissimo a me perché si intitola Tutti pazzi per la spesa. E siccome a me piace tantissimo andare a fare la spesa e cambiare diversi supermercati, anche se ne ho tantissimi vicino a casa, spesso prendo la macchina e vado a scoprire nuovi supermercati in diverse parti della mia città, ho pensato che fosse proprio il tag perfetto per me. Sono un po' di domande, quindi parto subito con la prima domanda. Quanto ti piace fare la spesa da 1 a 10? 10. A me piace tantissimo fare la spesa, quindi sicuramente il massimo dei voti, 10. Quante volte alla settimana fai la spesa? Noi siamo solo in due e non mangiamo tanto, quindi non ho bisogno di fare la spesa tanto spesso. Più o meno una volta, massimo 2 volte a settimana, io faccio la spesa. Quali sono i supermercati che ti piacciono di più e quelli che ti piacciono di meno? A me piace il supermercato Lidl, Coop e Basco, sono sicuramente i tre supermercati che io preferisco e nei quali vado a fare la spesa molto più spesso. Poi ovviamente ce ne sono anche altri, però dovendone scegliere qualcuno, direi questi tre. Quello che mi piace meno è il supermercato Ecom, non tanto perché non abbia dei buoni prodotti, perché comunque i prodotti che ci sono sono interessanti, sono buoni, però a me piace meno personalmente perché le cose che io compro di solito non riesco a trovarle alla Ecom. Ora, qualcosa sì, però non tutto, quindi quello che io di solito vado a comprare alla Ecom non ce l'hanno e quindi mi piace meno per questo motivo. Fai la lista? Sì, ma poi puntualmente me la dimentico sul tavolo di casa, quindi faccio la lista ed è assolutamente inutile perché appunto mi dimentico di portarmela dietro. Prossima domanda, vai da sola o con qualcuno? Dipende, dipende. Di solito vado da sola, però è già capitato tante volte di fare la spesa insieme al mio compagno o insieme a mia mamma. Quindi, insomma, più o meno sono loro le persone con le quali vado a fare la spesa. Però, insomma, diciamo che io di solito, se sono di fretta, preferisco essere da sola perché faccio prima. Se invece non ho fretta e sono con calma, che è una giornata tranquilla, allora mi piace anche andare a fare la spesa in compagnia. Hai un giorno fisso? No, un giorno fisso assolutamente no. Io vado a fare la spesa quando ho bisogno di fare la spesa perché magari stanno finendo i prodotti che utilizziamo di solito. Quindi un giorno fisso assolutamente non c'è. Fai le file per guardare i prodotti o vai direttamente a prendere le cose che ti servono? Se sono di fretta e se il supermercato è uno di quei supermercati in cui vado a fare la spesa abitualmente, vado direttamente a prendere quello che mi serve. Se invece sto esplorando un supermercato nuovo, perché a me piace esplorare supermercati nuovi, allora perdo molto più tempo e con tutta calma mi metto a guardare tutti i prodotti che hanno in questo supermercato. Quindi dipende appunto da quanto tempo ho e se il supermercato è nuovo o conosciuto. Ti piace ricevere i volantini per vedere le offerte? Sì, mi piace riceverli, mi piace dare un'occhiata ai volantini, anche se devo dire che poi mi dimentico molto facilmente le offerte che ho visto, quindi sicuramente poi me ne sfuggono parecchie, però mi piace comunque sfogliare questi volantini. Preferisci i grandi ipermercati o i negozietti al dettaglio? Io preferisco i grandi ipermercati, preferisco avere un'ampia scelta di prodotti, preferisco comunque servirmi da sola, non mi piace il negozietto classico piccolino, così non sono abituata magari, non so, forse per quello, però non mi è mai piaciuto particolarmente. Cosa ne pensi delle possibilità di fare la spesa online? Hai mai provato? Sì, mi piace tantissimo questa opportunità, anche se in generale, come dicevo prima, io preferisco scegliermi le cose da sola, quindi preferisco essere presente, diciamo, sul luogo.
Però fare la spesa online è un'ottima opportunità per tutte quelle volte in cui magari per qualche motivo non si può uscire di casa a fare la spesa. E quindi diciamo che la spesa online è un servizio che io ho provato, che ogni tanto utilizzo e che ho avuto anche modo di apprezzare. A questo proposito ho fatto anche un video in cui vi dicevo che c'era la possibilità di avere uno sconto sulla spesa e vi spiegavo anche un po' come funziona il servizio. Quindi se vi interessa ve lo lascio linkato nelle schede così potete andare a vedere anche quel video. Ed è comunque una cosa che, insomma, io, che a me piace, sono molto favorevole a questo tipo di servizio. Stai attenta a raccogliere i coupon? No, diciamo che non sto assolutamente attenta, spesso me li danno e spesso io me li perdo, quindi diciamo che non ho un'attenzione a queste cose, anche se in realtà mi rendo conto che dovrei stare più attenta perché si risparmia e si risparmia parecchio, ma devo imparare ad essere meno distratta su queste cose. Quindi devo fare un lavoro su di me prima. Domanda numero 12. Compri molti prodotti bio? No, è molto difficile che io compri dei prodotti bio. Non ho tutto questo amore per i prodotti bio. Non mi fraintendete. Mi piacciono i prodotti bio, sono contenta che esistano, che ci siano, però io non sono così affezionata, diciamo, ai prodotti bio e quindi è difficile che io li compri, anche perché costano veramente di più. È vero che costano di più perché è migliore la qualità, però non sempre mi posso permettere di spendere di più su tutto, quindi i prodotti bio spesso non li compro. Preferisci comprare cose di marca o tarocche? Io preferisco comprare prodotti che mi piacciono e che siano di qualità e non è detto che un prodotto che mi piace e che sia di qualità debba per forza essere di marca, perché mi è successo tantissime volte di comprare un prodotto che non era di marca e di scoprire che era molto più buono della sua copia, diciamo così, di una marca famosa. E quindi, insomma, dipende sicuramente, ma quello che vado a vedere sono soprattutto le etichette e gli ingredienti e se il prodotto mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Quindi io non mi lascio assolutamente condizionare dalle marche, ma dalla qualità del prodotto. Ultima domanda, quanti centri commerciali ci sono nella tua città? Principalmente ce ne sono tre. Parto dal più grande e arrivo al più piccolo. Il più grande è quello anche più frequentato, dove molto spesso c'è più gente, ma ha veramente una serie di servizi e di negozi che davvero sono molto molto piacevoli e interessanti per la cittadinanza, perché comunque lì dentro si può trovare davvero di tutto, dall'abbigliamento alla tecnologia, al make-up, c'è un salone di parrucchieri. C'è il dentista, c'è una serie di scelta tra bar e negozi, c'è un cinema multisala, c'è una sala giochi con un biliardo e un bowling, quindi insomma è molto molto frequentato e molto carino. E io devo dire che vado spesso, soprattutto nelle giornate di pioggia, a trascorrere un po' di tempo in questo centro commerciale. Poi ce n'è uno un pochino più piccolo che contiene al suo interno il supermercato Ipercoop, però anche questo comunque è strutturato su due piani e ha una serie di negozi e servizi, come ad esempio il dentista che io ho dovuto frequentare molto spesso lo scorso anno purtroppo. L'ultimo, che è anche quello più piccolo, al suo interno ha il terminal traghetti, quindi tutte le persone che si devono imbarcare, devono prendere un traghetto, devono passare da lì, ma a parte questo ha all'interno il supermercato Coop, una serie di negozi di diverso genere e una palestra, che è una palestra molto bella, molto secondo me carina e molto moderna, che è frequentata comunque da tante persone. Questi sono i tre centri commerciali che si trovano nella mia città. Ho concluso con questo video, taggo tutte le persone che hanno desiderio di fare questo tag e che amano fare la spesa. Io mi fermo, vi do appuntamento alla prossima, mi raccomando, mettete un like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, vi mando un bacio enorme e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!